Senza i capi dell'Unione, il Santa Blanca non vedrà neanche una foglia di coca boliviana senza lottare. E ci troverà pronti, giusto? Mi metto io ai comandi. In volo. È una grande base del cartello, occhi aperti. Non vedo nessuno. Cazzo succede? Occhi aperti, forse è un'imboscata. Telefono. Fischia troppo! Trovatelo, ecco il telefono. Rispondiamo? Io non rispondo. Ma cazzo! Hola, caballeros. Sono il sueño. È un piacere parlarvi, finalmente. E io che pensavo di vederti in faccia. Non dirmi che sei in ritardo. Spiacente per il sotterfugio, ma nel nostro settore dobbiamo essere cauti. Ma non sono un bugiardo. Qui non ci sono sicari. Niente unidad. Voglio solo parlare. Dici dove sei, poi possiamo parlare. Voglio solo porre fine agli spargimenti di sangue. Sono inutili e nuociono ai miei affari. Fanno male alla Bolivia. È da più di 10 anni che il paese cerca di rialzarsi. Non dategli un calcio proprio voi. Parli proprio tu che hai trasformato la Bolivia nel tuo parco giochi. Hai qualcosa di utile da dire? Ci sono 4 macchine davanti a voi. Una specie di incentivo. Non ho capito. Forse non ci sento bene. Stai provando ad assumerci. Siete 4 delle persone più pericolose del mondo. Ovvio che voglio assumervi. Ogni giorno rischiate la vita per il vostro paese. E il governo vi paga in spiccioli. Mettetevi a lavorare per me, per il Santa Blanca. E farete più soldi di quanti ne possiate immaginare. Mi dispiace, ma la nostra risposta è un cortese vaffanculo. Vedi, siamo qui solo per ucciderti. Non essendoti presentato, avrai giusto qualche giorno in più di vita su questa terra. Ma ti conviene dire addio ai tuoi cari, perché stiamo venendo a prenderti. E non avremmo pietà. E sia. Provateci. Voglio vedervi. Bowman, siamo ancora qui. Però il sueño ci ha fatto un'offerta molto interessante. Un'offerta di lavoro? Avete accettato? I benefit non erano un granché, quindi gli abbiamo detto che l'avremmo ucciso. Mi tocca sopportarci. Mi sembra giusto. Ci sentiamo.
C'è una cassa d'armi qui. Era utile. Ogni uomo ha un punto debole. Per El Bokita è l'amore. Contrabbanda da quando aveva 6 anni. Suo padre gli attaccava addosso l'Acapulco Gold e lo mandava oltre il confine. Diceva che erano vacaciones familiares. Vacanze di famiglia. A 13 anni El Bokita era già un maestro del contrabbando. Sigarette, alcol, abiti firmati, DVD, petrolio, animali, armi e ovviamente esseri umani. Una volta ha contrabbandato 0,5 chilo di ossido di uranio. C'era una richiesta? El Bokita la soddisfaceva, ma non era una questione di soldi. Lo faceva per l'adrenalina, finché non ha incontrato la reginetta. Nidia Flores ha visto il suo talento e l'ha reso il suo braccio destro. Una notte ubriaca ha ceduto, con la roulette dello specchio.
Distruggete le scorte d'oro date al culto del cartello ai Spirito Santo. Sono sicura che dopo il sogno avrà un po' meno fede nella Santera. Possiamo andare? Attività nemica nelle vicinanze. Ho un altro bersaglio. Bersaglio numero 3. Vedo una specie di miniera, direi del cartello. Una miniera d'oro in mano al cartello porta solo guai. Hua, distruggiamola. Ok, mi muovo. Mi serve una traiettoria. Un attimo, cerco una traiettoria. Ok, bersaglio marcato. Bersaglio marcato. Pronto all'ingaggio. Ehi, soldato del cartello! Proprio dove c'è il container. Ok, calma. Ho qui una di quelle medaglie del cartello. Un sicario ne sentirà la mancanza. Libero. Voi tutto bene? Merda, sentite questo rumore? Andiamocene prima di finire sottoterra, via! Della missione ai Spirito Santo. Il dio dei guastatori si è dato da fare. Abbiamo distrutto una scorta d'oro. A Holt si è spezzato il cuore. Dovrà farsela passare. L'ISA ha intercettato una chiamata. E Santa Blanca sta muovendo l'oro rimasto in un posto sicuro. Dobbiamo arrivare alla scorta prima di lui. Ok. Il culto della Santera è finanziato dall'oro di El Sueño. Trovate e distruggete queste scorte d'oro. E vediamo se riusciamo a scuotere la fede di El Sueño nel culto. Il culto della Santera è finanziato dall'oro di El Sueño. Trovate e distruggete queste scorte d'oro.
E vediamo se riusciamo a scuotere la fede del sogno nel culto. Bersagli, nemici vicini. Due sicari. Dov'è il nemico? Dove c'è quella trincea? Ho visto una stazione di rete del cartello. Andiamo a fare uno scherzetto. Facciamo saltare la porta e la disattiviamo. Ehi, mitragliere pesante del cartello. Proprio accanto a quella trincea. Occhio, abbiamo compagnia. Sta scappando. Riparo. Granata, prendete questa. Fuoco su questi stronzi. Per crollare tutto. Andiamo via, subito! Che ci siamo per sera! A partire dal mare con solo! Vamos a scendere in manda! Vengono dritti verso di noi. Che facciamo, capo? C'è un bersaglio con me. Chiedo ai ribelli di attirare la loro attenzione. Vedo un aereo di rifornimenti e sembra bello carico. Prendiamolo. Ai ribelli serve attrezzature. Le piantagioni legali di coca. Quindi qui possiamo avere della coca legale? Per l'altitudine? Sì, per l'altitudine. No, niente coca per te. Lo sai, la prima cosa che ci faranno fare una volta a casa sarà un bel esame delle urine. Ma l'altitudine è sempre più faticoso respirare. Ah, sì. Fuoco! Ricevuto. Parla per i bastardi. L'ho ucciso. Bastardi del cartello, ma che cazzo hanno nella testa?
Ci siete? Aprite il fuoco. Ricevuto. Attacco il nemico. Bersaglio abbattuto. Ti scopriranno. Incaccio. Guardate qua, il capo del sindacato dei minatori di Villa Verde, un tale Chango, odia il modo in cui il cartello tratta i lavoratori. Direi che abbiamo molto in comune. Sarebbe felicissimo di darci una mano a bloccare la produzione della pirolusite. Ehi, sicario armato di mitra. Ecco il veicolo da combattimento. Chiavi nel cruscotto. Parlate con il capo del sindacato a Villa Verde e vedete se può convincere i minatori a non estrarre più pirolusite per il cartello. Facciamolo. Siete? Fuoco, fuoco, fuoco! Roger, fuoco! Pensavo che fosse a terra. Gli uomini del cartello sono infernali. Fuoco! Apro fuoco su questi stronzi, chiamata! Il loro tenente sta cercando di fuggire.
Cecchino. La vuoi una carta? Esci gratis dalla morte. Parlo, parlo! Ci siete? Fuoco sui bastardi! È morto. Capo del sindacato. Facciamoci due chiacchiere. Elicottero unità di pattuglia, occhio. Sappiamo che vuoi liberarti dei soldati del Santa Blanca. Por supuesto. Chi vuole lavorare come uno schiavo per quei narcos? Se ce ne occupiamo, siete disposti ad abbandonare le miniere? Però non pueden. Non potete uccidere tutti i soldati del Santa Blanca nel paese. Se potessimo lo faremmo. Ma possiamo ucciderne tanti da darvi il tempo di fuggire con le vostre famiglie. Grazie mille davvero. Il Santa Blanca ha preso il luogo in cui viviamo, San Marchese. Distruggete la miniera e saremo finalmente liberi. Questo possiamo farlo. Faremo trovare i rifornimenti ai ribelli. Ci ripagheranno in seguito. Un attimo, guido io. È la zona dei minatori ed è piena di uomini del Santa Blanca. Uccidiamoli e i minatori potranno cercarsi un lavoro onesto da qualche altra parte. Ricevuto. Truppe in arrivo. Ho chiamato i ribelli per un diversivo. È quella miniera di pirolusite. Onestamente è più moderna di quanto mi aspettassi. I locali possono ringraziare il Santa Blanca. Dovrebbero ringraziarli, no? Il cartello ha costruito la miniera e il resto. Forse è anche più sicura delle altre miniere della regione. Non si sconda, cobarde! Granata, come merda, culero! Si scontrano col cartello, cosa facciamo? Sparo! Granata, occhio! Granata, granata! Drone in volo. Ho chiesto ai ribelli di fare fuoco col mortaio. Ok, mortai via! Porca vacca! Riparo, cazzo! Vicino alla torretta, occhio! Come andiamo? Qui abbiamo finito. Bene, mi servono munizioni. A posto qui. Un secondo.
Qui abbiamo finito. Rimettiamoci all'opera. Qui abbiamo finito. Bene, mi servono munizioni. A posto qui. Non è stata proprio una passeggiata, eh? Se non ti piace sparare, perché non ti unisci alle forze di pace? Ok, andiamo. Ho chiesto dei rinforzi a... armato di minigun. A posto. Nei pressi del parcheggio. Un bersaglio. Vedo un altro bersaglio. Ho un terzo bersaglio. Mi sposto in posizione. Bersaglio acquisito. In attesa. Ne vedo uno con i mitra. Per un peso. Ok, tutto fatto. Ehi, ci sono dei nemici. Via. Ci siete? Ricevuto. Aprite il fuoco. D'accordo. Puta male posta, cacciamo, cabrone. Cosa stanno attaccando? Ci hanno beccato. Silenzio. Cosa sta cintando? Non possiamo toccarlo. Ma nella puta patrulla. Ingaggio. Guardi, cabrone. Hai una patrulla che va a ospedale. Sono arrivati altri stronzi. Granata al riparo. Granata. Grazie. Uccisione confermata. Nessun nemico. Libero. Ora la loro polvere sarà meno bianca e immacolata. Sai, la pirolusite serve anche a filtrare l'acqua. Ma ci sono altri modi per farlo, vero? Cazzo. Tanto io bevo solo acqua in bottiglia. Ci sono un sacco di luce interruttori quassù.
Attività nemica, occhi aperti. C'è un sicario armato di mitra, vicino all'eliporto, vedete? Cassa d'armi qui. Un attimo. Starà bene con i miei stivali. Cecchino, a terra, a terra. Sparo. Se la dà gambe. Coopere i todos al drapien. La vuoi una carta? Esci gratis dalla morte. Parlo, parlo! Uno preso. Sembra un po' eccessivo per un fienile. A casa per chiudere il fienile ci bastava un lucchetto. A casa i fienili non hanno niente che valga la pena rubare. Di certo nulla che valga come due. Un momento. Al mio via, fuoco! E apro il fuoco.
Accidenti! Sparo a questi bastardi. Occhio, sta per saltare. Quedate quieto. Abbiamo finito. La vuoi una carta? Esci gratis dalla morte. Parlo, parlo! Allacciate le cinture. Possiamo andare. Granata! Il nemico alla vista, coordinando l'attacco. Ottimo, tornerà utile. Cecchino, a terra, cazzo! Che cazzo fai? Vai al riparo! Un elicottero della taglia chiama in camino. Ho delle informazioni su Esteban Ibarra, il contatto del cartello nel culto della Santera. Una volta era una specie di professore, ma ora è il consigliere della Santera. Spesso tiene dei discorsi da queste parti. Forse dovremmo fargli una visita. Apro fuoco su questo cecchino, al riparo! Esteban Ibarra è consulente della Santera. È il punto di contatto con il culto e Spirito Santo. È ora che Ibarra incontri la Santa Morte. Ho perduto contatto con la stropa Sassina. A voi il piacere di presentarvi. Todas las unidades mantengan su información de búsqueda. Las tropas hostiles abandonaron esa zona. Todas las unidades salgan del servicio. Santuario della Santa Muerte. Occhi aperti. Dice qualcosa di profondo o è solo pazzo? Nel dubbio io dico che è pazzo. Un secondo. Granata! Oh, merda, ci hanno individuato. Morto. Ci è mancato poco. Bersaglio a terra, ripeto, bersaglio a terra. Elicottero in arrivo. Santera, vieni qui, Santera! Cardenale? Che cosa sono queste storie dei riti della Santeria, dei sacrifici umani? Elicottero a terra! Santera, ora stai esagerando. La fede non conosce mezze misure, padre. Se veneri davvero la Santa Muerte, ti unirai a noi. Ho trovato delle informazioni sui movimenti di un killer del cartello. Se facciamo paura a uno così si spargerà la voce.
elicottero è pieno di rifornimenti che servono ai ribelli. Prendiamolo. Libero. Piloto io. Ok, ci siamo. Attacco il nemico. Che cazzo? Sanno che siamo qui. Giacchino, va al riparo, idiota. Ho chiesto rinforzi ai ribelli. Terra, qui. Bersaglio abbattuto. Resisti, sto arrivando. Se sparassi dritto non avrei fatto questa fine. Ho qui un documento che dice che la cappella principale della Santera è a Spirito Santo. Andiamo a vedere. Qualche secondo ci saranno addosso. Che facciamo? Sappiamo dov'è la cappella principale della Santera. Forse non ci sarà, ma si dice che tenga lì la Bibbia personale di El Sueño. Se non riuscite a prendere lei, quello è il secondo premio. Thank you.
C'è chi non sa dove siamo. Porca merda. Guardate se trovate in giro la Bibbia di... Un attimo. Nemico dentro la chiesa. Granata. Uomo a terra, presto, uomo a terra. Il cecchino ci prende di mira. Chiamo i ribelli per un diversivo. Ho chiesto ai ribelli di darci una mano.